Si è insediato questa mattina il nuovo prefetto di Foggia, Carmine Esposito, che ha preso il posto di Raffaele Grassi e è andato a guidare la prefettura di Padova. Un'occasione per avere le sue prime impressioni sul nostro territorio e soprattutto sul lavoro da fare in Capitanata. Un saluto alla cittadinanza, alla collettività di queste terre bellissime, straordinarie, con qualche problema, ma guai a pensare che i nostri territori non ne abbiano, quindi insomma. Lo spirito con il quale io mi avvicino a questa nuova tappa della mia attività è quella di un senso di abnegazione convinta, determinazione forte di fare il mio dovere, di cercare di essere all'altezza del compito che generosamente mi è stato attribuito. Quindi, è piuttosto arduo però, in una terra di mafia, infiltrazione, arresti al comune di Foggia, c'è un po' di lavoro da fare? Io direi molto lavoro da fare, però insomma questo non deve costituire, come dire, un impedimento, anzi deve essere uno stimolo a fare tutto meglio e di più, cercare di essere accanto alle istituzioni migliori, cercare di offrire un contributo a tutti gli altri soggetti istituzionali che sono deputati al bene comune.